Salve, adesso la guida Gile risponderà ad una domanda sulla fusione dei vari canali, delle varie medianità. Domanda ardua, visto che le guide ripetono che la medianità è un fenomeno evolutivo globale e i vari canali, che spesso sono sette, si comportano invece come se ognuno fosse il concessionario esclusivo della verità. Presso altre medianità si è detto che la medianità relativa al cerchio Kessel, al cerchio Naphta e al cerchio Esperienze sono unite, sono fuse e devono andare avanti in coesione, in insieme. Tu potresti darci dei consigli perché questo possa avvenire nella maniera più semplice possibile? Per fondere le medianità, come per fondere gli uomini, come per fondere le famiglie, come per fondere le comunità, le nazioni, via via, occorre l'amore. Ma la medianità non ne fa certamente difetto, però per fondere le medianità occorre anzitutto che i mezzi siano disponibili ad accettare, a comprendere l'altra medianità o le altre medianità con lo stesso slancio con cui accettano le altre creature. Perciò la possibilità di unire e di fondere non queste vostre tre medianità che avete nominato, ma anche di più, non è difficile se viene usata la chiave dell'amore, anzi, non fa altro che rafforzarsi la medianità di ognuno e quindi affondersi questa medianità e creare delle grosse soddisfazioni dal punto di vista intellettuale, mentale e, non per ultimo però, spirituale. Il consiglio è questo. Preso così alla sprovvista come sono, quello di fondere non solo questi vostri mezzi perché possano socializzare e volersi bene e affratellarsi, ma fare in modo che anche i gruppi stessi possano meglio unirsi agli altri gruppi, perché tutte queste energie devono diventare una energia che circola e perché questo avvenga ci deve essere appunto questo afflato, questa possibilità di legare nel senso più spirituale della parola. Perciò unitevi, ma cercate di accettarvi, comprendere il diverso, comprendere l'ignorante, comprendere quello che pensa diversamente, capire tutto il gruppo e ognuno di voi deve rivolgersi al gruppo con questo spirito e ovviamente altrettanto i mezzi. Quindi usate questa chiave e non potrete mai sbagliare.